La poesia si racconta, a cura del piccolo museo della poesia Chiesa di San Cristoforo. Radio Raccontiamoci, grazie al piccolo museo della poesia Chiesa di San Cristoforo, Massimo Silvotti, ha incontrato Giampiero Neri, il decano della poesia italiana. Ne è scaturito un dialogo sulla poesia semplice, lucidissimo considerando la bella età di 94 anni dell'autore di Piazza Libia. Ogni parola è misurata, pensata, illuminante. Segue una breve ma importante intervista con Alessandro Rivali, poeta ed editore con la casa editrice di alta qualità Ares. Giampiero Neri, Piazza Libia. Ascoltiamo. Beh, noi partiamo parlando di poesia. Come stavamo prima chiacchierando con Simona di Radio Raccontiamoci, c'è stato un momento nella sua vita in cui è nato il desiderio di esprimersi attraverso la poesia, o è venuto tutto così in maniera naturale? C'è un punto particolare della vita in cui uno fa una scelta e dice: adesso voglio scrivere, voglio raccontare delle cose attraverso la poesia? Ma io ho cominciato, per la verità, tardi, verso i miei 30 anni. Lavoravo già da una decina d'anni, sono entrato in banca a 20. E l'incontro con la poesia è stato un incontro precoce, invece, cioè risale alla mia prima giovinezza, diciamo. Particolarmente importante per me è stato l'incontro con un professore di lettere che ho avuto in prima media, il professor Fumagalli, a cui ho dedicato anche un libro, che è stato pubblicato anni fa da Mondadori, intitolato Il professor Fumagalli e altre figure. E il professor Fumagalli è stato per me un riferimento importante, importantissimo, perché mi ha dato intanto l'idea che si dovesse cercare la verità, che in poesia, come del resto dice Parini, la poesia è solo tanto felice quando l'utile può unir può al vanto di dileteo il canto. Parla di utile in poesia, che sarebbe una bestemmia per i seguaci della poesia pura, ma insomma non per Fumagalli, neanche per me. La verità è la cosa più importante. È un po' conseguente la domanda, poi, se si riesce quindi a trovarla, dove la si trova? Nella profondità, dentro di noi, nell'espressione, dove la andiamo a trovare poi questa verità? Si trova, secondo me, nelle piccole cose. Per dire, nella quotidianità. Nel lavoro anche, e soprattutto, ma è talmente importante che illumina la strada e non tradisce mai, ecco. Parlando
di quotidianità, di piccole cose, è giusto anche riferirci a Piazza Libia, appunto, a questo punto. Allora, questo libro che proprio nasce un po' da quel tipo di racconto, no? Sì. Piazza Libia è un luogo, è una piazza di Milano dove sì. lei vede, abita, vive la vita, sì, immagina. Certo. E dove ho fatto delle conoscenze, e per dirla col personaggio, diciamo, che ricorre più spesso nel libro, un certo Giovanni disoccupato che occupa prevalentemente una panchina vicino al giornalaio. La conoscenza di persone è forse l'unica vera ricchezza della vita. Certo, qualcosa che ci rimane dentro di noi. Tutto il resto lo lasciamo qui, è destinato sì, a perdersi nel transito. Le conoscenze invece ci arricchiscono, ci alimentano. Bellissimo. E quindi è stato un racconto anche di queste conoscenze. Certo, certo. E devo dire, non è stato neanche facile entrare in rapporto con questo Sor Giovanni, perché la società naturalmente vive di rapporti di lavoro, sicché non lavorare, trovarsi ai margini, imbarbarisce un po' i nostri comportamenti. Ci identifichiamo anche spesso col lavoro. Quindi il signor Giovanni non era, diciamo, disponibile sempre. Ama leggere, legge continuamente. Si interessa della storia, in particolare della Seconda Guerra Mondiale, e le sue riflessioni sono sempre profonde, sono francamente, ogni volta io mi meraviglio che un'intelligenza così acuta come la il nostro personaggio non trovi un approdo, non venga utilizzato per quello che potrebbe dare. Ma è così nel nostro mondo, capita questo. Possiamo sentire l'inizio, leggere l'incipit magari, o la prima, una pagina del suo libro? Riusciamo? Sì, volentieri. Ci farebbe piacere entrare proprio nella pagina scritta, quindi in medias res, esatto. Ho citato Fumagalli, ecco, ne ho parlato tanto con lui, e questo è un capitolo che riguarda il professore, proprio incantato dai detti del professor Fumagalli, che colpivano la sua immaginazione come fuochi d'artificio,
mi aveva chiesto perché non dedicavo al professore uno scritto. In particolare ripensava a quel colloquio metafisico. Ma professore, lei viene tutti i giorni a Inverigo, perché non si trasferisce a Inverigo? Lui aveva risposto, e dopo dove vado? Grazie. Gian Piero Neri, Piazza Libia. Grazie. Sostieni la cultura e la poesia. Partecipa al sapere sociale. Sostieni Radio Raccontiamoci. Basta una piccola donazione cliccando il tasto di Fondi Cultura sul sito radioraccontiamoci.net e farai parte anche tu di una vera community culturale. E passiamo adesso invece ad una voce giovane, Alessandro Rivali, che anche ha una casa editrice, cioè sei un poeta, sei allo stesso tempo un editore. Come vivi questo mondo della poesia? Adesso abbiamo avuto Gian Piero Neri, abbiamo parlato con un decano della poesia italiana. Tu sei il nuovo che arriva? Non lo so, io direi che, visto che di poesia, ahi noi, in Italia ancora non si vive, bisogna, diciamo, in qualche modo arrabattarsi, e io mi ritengo molto molto fortunato, perché credo che lavorare nell'editoria sia uno dei mestieri più belli del mondo, perché di fatto uno tratta con i sogni delle persone, con i tanti sogni nei cassetti che a un certo punto diventano realtà. E quindi a me è capitato veramente diverse volte di aiutare persone che avevano questo sogno, non solo a coronarlo, ma a vedere poi le loro vite cambiare. Poi, quando uno lavora in una casa editrice che si sta allargando, come la casa editrice Ares negli ultimi anni, tocca anche avere la fortuna di incontrare degli amici e dei maestri, e di avere la fortuna che questi amici e maestri decidano di regalarti uno, due o addirittura tre libri, come nel caso di Gian Piero, con cui abbiamo fatto un percorso di amicizia in tanti anni. Lui è stata la mia vera università, in Piazza Libia, dove abita da una vita. Io sono andato a scuola, ho imparato tutti i grandi autori che mi sono diventati gli autori del cuore, e poi questo rapporto di amicizia, da discepolo a maestro, si è trasformato anche in un rapporto felicissimo, professionale, per cui Gian Piero ha voluto dare prima a noi una conversazione sui classici, ritorno ai classici, in questo nostro tempo così volatile, quanto è importante ancorarsi alla parola dei saggi, dei classici appunto, e poi ci ha fatto due regali giganteschi, con Da un paese vicino, e poi adesso, appena uscito, freschissimo di stampa, Piazza Libia. Sono due tappe molto molto importanti del suo percorso. Un percorso originalissimo. Quando uno chiede, quando molti ragazzi chiedono a Gian Piero, ma lei scrive in prosa o in poesia? E lui risolve in modo molto brillante dicendo, io scrivo poesia in prosa, con questa dizione che è tipica di Gian Piero, questi cammei perfetti che hanno la pazienza proprio di un certosino, che ci restituiscono un mondo. Piazza Libia è questo, il frutto di tanti anni di incontri, passeggiati sotto i platani, sotto queste ombre che ci sono a Piazza Libia, diventano una sorta di Iliade in miniatura. Sono tanti piccoli sconfitti, ettori, che mi verrebbe da dire, che hanno perso tutto fuorché se stessi. Sono persone che hanno una grande umiltà e sapienza del cuore. Io credo che questo Piazza Libia sia quasi un esame di coscienza per ognuno di noi, un tempo che è troppo accelerato, troppo convulso. Fermarsi, come fa Gian Piero, dialogando con gli ultimi, può aiutarci a riscoprire veramente quell'umanità che abbiamo perso, soprattutto in tempo di pandemia. Guarda, ritorniamo anche alla tua di poesia, perché avevo proprio una domanda sul tuo modo di vedere proprio come Alessandro Rivali la poesia. Tu come la intendi? Abbiamo parlato con Gian Piero di quotidianità, una quotidianità che vive una sorta di illuminazione, no? La tua poesia? La mia poesia è sedotta dalla storia. Io mi sono laureato in storia, ho sempre dialogato molto con la storia, e l'ultimo libro che ho fatto, che è uscito da poco per Mondadori, si chiama La terra di Caino, ed è un viaggio con questo personaggio che io trasformo. Di solito noi pensiamo a Caino solo come il primo degli assassini, il vagabondo che va maledetto da Dio e dagli uomini. Io provo a immaginare, prendendomi tutte le licenze del caso da poeta, di un Caino che invece, appena dopo il fratricidio,
si interroga se potrà mai incontrare il perdono di Dio e se mai potrà rivedere quel fratello con cui aveva giocato da bambino e che invece ha ucciso. E quindi ho immaginato un lungo percorso di questo Caino, di questo fratricida nei deserti spirituali dell'uomo. Quindi lo faccio passare per tante epoche della storia e per tanti incontri, e alla ricerca appunto di quel paradiso perduto di cui aveva sentito raccontare nei racconti dei suoi genitori, che rimpiangevano di aver perso tutta quella bellezza originaria. Grazie Alessandro. Sostieni la cultura e la poesia. Partecipa al sapere sociale. Sostieni Radio Raccontiamoci. Basta una piccola donazione cliccando il tasto di Fondi Cultura sul sito radioraccontiamoci.net e farai parte anche tu di una vera community culturale.